3, 2, 1, go. Al piedi cartello rovescio destra, 5 più, 50, tieni giù, 50, attacca forti. Amici sportivi di Radio Day, bentrovati al nostro appuntamento settimanale con l'informazione motoristica, informazione sportiva soprattutto, e questa settimana ci occuperemo di un evento molto importante per quanto riguarda la stagione rallistica, il finale di questa stagione rallistica, perché parliamo del rally delle Marche, ma avremo modo anche di parlare di karting, perché nel karting in questo fine settimana c'è una finale importante a livello internazionale sul kartodromo di Lonato in provincia di Brescia, con la seconda gara della VSK Promotion per quanto riguarda il territorio nazionale, e lì c'è uno dei protagonisti, dei piccoli protagonisti del kartismo laziale. Si tratta di Giuseppe Caramadre, che sarà nostro ospite, ma avremo anche due ospiti importanti per quanto concerne il rally, perché avremo un collegamento con il fresco vincitore della Coppa Italia a livello nazionale per le vetture di produzione, Mario Mattonen. Ci collegheremo con lui perché è tra gli iscritti del rally delle Marche, così come tra i team iscritti in questa importante competizione nazionale c'è un team Ciociaro GR, che porta in corsa, in gara, un pilota, un veterano, Petrocco, un abruzzese che è tra i piloti più validi e in lizza anche per la classifica degli over 55. Ma adesso andiamo con ordine, approntiamo il primo collegamento con il rally delle Marche, quindi con il nostro primo ospite. Di che cosa parliamo? Parliamo del campionato italiano rally su terra. Un campionato che, come è facile capire, si disputa solamente con gare il cui tracciato è completamente su terra. Ormai da qualche anno a questa parte c'è stata questa suddivisione: campionato italiano rally, poi c'è il campionato italiano rally asfalto e poi il rally terra. Particolarmente spettacolare perché naturalmente si tratta di competizioni che si svolgono nell'intero arco delle loro prove speciali sul terreno brecciato, sostanzialmente, e di questo calendario fanno parte gare anche prestigiose come il rally dell'Adriatico, il rally di San Marino, c'è stato da poco il rally dei Nuraghi e del Vermentino in Sardegna, e mancano alla fine di questo campionato italiano il rally delle Marche, appunto, e il rally del Brunello, che avrà il massimo coefficiente 1,5. Abbiamo detto che tra gli attesi protagonisti di questa competizione c'è un pilota ciociaro, un ceccanese doc, Mario Mattonen, che è con noi in diretta. Mario, ci sei? Sì, buonasera. Ciao Mario, buonasera e grazie intanto della disponibilità. Sappiamo che sono i minuti ormai conclusivi per quanto riguarda la preparazione di questa competizione, e domani ci saranno le ricognizioni del percorso e poi sabato lo shakedown, una gara incentrata tutta la domenica con le prove speciali in programma. Sono in tutto 9 prove speciali. E sicuramente molto impegnativo. Intanto una cosa, perché poi le notizie si susseguono in questi minuti, abbiamo sentito nel radiogiornale di un'ultimissima scossa nelle Marche, avete sentito qualcosa voi lì? Noi qui adesso niente. Beh, anche perché siete alle prese con la preparazione della vettura sulla quale vi state concentrando. Allora, tu, diciamola tutta, sei tra i favoriti per quanto riguarda la classifica finale del campionato, per quanto concerne soprattutto la tua categoria, e parliamo naturalmente della categoria classe N4, con la tua Mitsubishi.
Allora, in classifica ti vediamo a quota 60 punti, dietro di te c'è Stefano Fanti, distanziato un bel po', 34 punti. Diciamo che ormai a due gare dalla fine la lotta per la vittoria del campionato italiano per quanto riguarda è riservata a voi due. Il bottino di punti che hai è comunque cospicuo, ricordiamo che tu hai partecipato a tutte e quattro le precedenti gare, quindi un impegno costante, a testimonianza anche di una programmazione seria, quella che avete fatto quest'anno per l'ennesima volta, vero Mario? Sì, giusto, siamo primi con un largo vantaggio di punti, però per la matematica occorrono 2,5 punti per vincere una domanda, ecco perché siamo qui a questa gara. A noi basterebbe anche un quarto posto, quinto posto, però come sono abituato io non mi piace. Quindi in questi casi, Mario, no? C'è sempre questo dualismo tra il divertirsi, affondare il piede sull'acceleratore per cercare di puntare in alto, ma poi c'è anche un po' da fare il ragioniere in questo caso, perché in palio c'è un titolo tricolore. Tu ci hai detto che vorrai andare forte, insomma, puntare al primo posto, ma con 2,5 punti da conquistare c'è anche la tranquillità di poter fare una gara da secondo, no? Sì, quello sicuramente sì, però mi è successo già purtroppo domenica scorsa a Cassino e sabato scorso a Cassino, che ho fatto una gara molto 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 sottotono per risparmiare la macchina e comunque abbiamo vinto, e avere quel poco di distacco che bastava con gli altri, poi vedendo l'assoluta, diciamo, con gli altri competitori, e mi sono accorto che sono andato troppo piano per quello che sono abituato ad andare, e quindi questa gara qui, che la conosco anche abbastanza bene perché sono 4 edizioni che la faccio, vorrei puntare a fare il primo di classe come sempre, per fare 5 su 5 e in più scattare un po' più ansia dell'assoluta, perché comunque è pure una soddisfazione personale a livello di gara. Certo. Puntando sempre ad arrivare alla fine, giustamente per non andare poi al Brunello, che c'è Ceccano concomitante, che vorrei farlo certo, finalmente perché... con una R5, quindi il sogno di una vita si dovrebbe svelare a Ceccano, quindi ho capito 2 o 3 aneddoti che devo rispettare, però cerchiamo di fare bene qui per poi andare a Ceccano, insomma. Perfetto, ecco, ricordiamo Ceccano 10-11 dicembre, questo più che un rally, un vero e proprio show che sta attirando l'attenzione di tutti voi appassionati, piloti, addetti ai lavori, sarà un grandissimo evento e sappiamo che la partecipazione un po' di tutto il centro Italia, insomma, anche con belle vetture, bei piloti, sarà un grande spettacolo e tu non vorrai mancare. Mario, facciamo un attimo un passo indietro e parliamo del rally del Lazio Cassino Pico, che ti ha visto tra i protagonisti e comunque ti ha visto tra i protagonisti positivi, perché poi alla fine con la tua Mitsubishi sei riuscito a vincere il titolo di Coppa Italia nazionale. Ecco, hai detto che avresti preferito divertirti un po' di più e spingere di più piuttosto che fare il ragioniere, poi alla fine comunque sei riuscito a ottenere questa posizione. Ecco, raccontaci un po' qual è stata la tua gara e poi le sensazioni di questo rally, che è stato confermato, ricordiamolo, anche per il 2023 per quanto riguarda come finale unica della Coppa Italia di zona. Giusto. La nostra gara è partita così, non facendo la Coppa Italia, trovandoci appunto in due zone, quinta zona e nona zona, qualificati, e essendo tra virgolette una gara di casa, in più avendo già 2 macchine che correvano, abbiamo deciso con i ragazzi di partecipare a questa gara, un po' per il titolo, che comunque è sempre un titolo nazionale, e in più perché comunque era la gara, diciamo, vicino casa, si può dire anche di casa, insomma, perché certo. Cassino Frosinone è 20 km, 30 km, e avendola già fatta l'anno scorso lottavamo per il quarto quinto assoluto, insomma quest'anno capisci bene che il 25esimo è stato un pochettino troppo distante. Però dai, ci siamo divertiti, lo sbaglio è stato il mio, che l'ho presa io sottotono, troppo sottotono, almeno sulle prime 2 prove di notte.
Senti, sì, anche perché poi insomma c'erano delle prove particolari, le condizioni erano quasi proibitive, insomma, quindi con la pioggia, prove speciali difficili, perché poi una prova speciale come la Greci Pico su una vettura non proprio comoda come la tua, come la Mitsubishi, rimane anche comunque una prova speciale particolarmente ostica. Sì, ascolta, certo. Però dobbiamo annotare l'ennesimo successo quando ci sono delle gare di valenza nazionale anche nella nostra zona, i piloti locali non riescono a inserirsi nella lotta per il vertice. La vittoria è andata, ricordiamolo, al Veneto Signor, hanno fatto gara 6, poi c'è stato anche Scentre che si è quasi confermato terzo, e la Hyundai poi in seconda posizione con il pilota con Bravi, sai, che è stato protagonista veramente di una bellissima gara. Ecco, che cosa manca secondo te ai piloti locali per potersi inserire nella lotta per la vittoria assoluta anche quando si corre dalle nostre parti? Guarda, purtroppo io lo dico pure lo dico così apertamente a tutti quanti, quello che manca, tipo adesso qua stiamo parlando di Carmine, che è uno che comunque secondo me va forte, non va piano, però manca l'esperienza che hanno loro nei chilometri di macchina. Carmine è uno che comunque come me, come tanti di noi, certo, cioè ha corso tanto, però ha corso sempre purtroppo poco, nel senso, queste sono persone che comunque hanno sono abituate anche a girare insomma l'Italia. Bravo, per diverse gare, quindi persone che hanno corso campionati veri con WRC e quant'altro, persone che fanno test comunque abbastanza importanti, persone che comunque sono 20 anni che corrono. Io mi ricordo Signor 10 e rotti anni fa, più o meno così a mente, correa già con la Focus WRC, ha corso sempre con belle macchine, certo, gente che comunque ha un bagaglio di esperienza molto diverso da noi, tipo di noi, ma io Carmine, ma chiunque prendo, e purtroppo hanno anche dei budget, per fortuna loro, forse differenti dai nostri, chiaro. E quindi automaticamente là poi giustamente se era asciutto sicuramente Carmine poteva dire la sua. Sul bagnato purtroppo anche lui non ha tanta esperienza, quindi là poi incide, certo, tanto la conoscenza della macchina e la confidenza, certo, la confidenza che si ha, anche perché poi alla fine diciamo che la conoscenza del tracciato poteva essere sicuramente uguale, anzi forse voi qualcosina in più ne avevate degli a livello altri, di conoscenza, certo. Poi è chiaro il feeling che si crea con la macchina e con soprattutto l'abitudine a competere al 110% è cosa diversa naturalmente con Carmine siamo amici, abbiamo parlato, posso parlare apertamente perché non c'è problemi con nessuno. Carmine mi ha detto: Mario, purtroppo su bagnato non c'è tutta questa esperienza. E secondo me ha fatto una super gara, no, ma, ecco, mantenendosi per non fare errori. A mio avviso sì, ha fatto un'ottima gara, perché ricordiamolo, quinto assoluto, primo dei piloti laziali, ricordiamolo sempre, si è messo parecchie vetture da assoluto alle spalle, quindi comunque bravo, un'ottima prestazione. Poi naturalmente davanti abbiamo gente che è abituata a fare gare internazionali, quindi ad avere subito un feeling particolare con le proprie vetture, che sono comunque vetture importanti, certo, e naturalmente certo, il risultato è dettato anche da questo. Certo, quando parliamo comunque di piloti che si cimentano in gare nazionali, io devo fare anche un plauso a te, Mario, perché sei uno dei pochi che comunque ha deciso di correre anche fuori, quindi di fare questo campionato italiano Rally Terra. Non è la prima volta che ti cimenti nelle gare nazionali, quindi anche questo a testimonianza del fatto che non vuoi rimanere circoscritto qui alla zona, no? Questo è quello che comunque ti fa acquistare tanta esperienza, come dicevo prima, perché vai in dei posti, in delle parti dove tu giustamente non conosci, con degli avversari che puoi sapere chi sono ma non ci sei mai scontrato, e là devi comunque cercare di dire sempre la tua. Certo. Poi da quest'anno ho avuto la fortuna e l'opportunità di correre con MRF, diciamo sono il quarto pilota in Italia, certo, e il primo dei non R5, perché corre Trevisani, Andreucci. Ecco, ricordiamo, MRF è una marca di pneumatici che ha una particolare adattabilità al percorsi su sterrato, da quello che riesco a capire. Sì, e con Andreucci e con il team M33, tra l'altro, stanno dominando il campionato italiano Rally Terra, e tu sei uno dei portacolori di questa struttura, questo, sostanzialmente.
questo onestamente mi fa onore, perché da niente, che io sono sempre stato niente a differenza di tanti altri, almeno a detta loro, sono riuscito ad entrare in questa magnifica famiglia, e mi hanno dato onestamente una grandissima opportunità, e io penso che li sto ripagando con una buona moneta. Certo, quindi ottima moneta, perché il lavoro svolto penso che sia molto 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 positivo. Sicuramente positivo, Mario. Complimenti a te, complimenti per il risultato ottenuto nel campionato italiano rally di zona, con questo primato di categoria, e naturalmente in bocca al lupo per quanto riguarda questo tuo secondo sogno tricolore dettato dal campionato italiano rally su terra, con il rally delle Marche che ti accingi a disputare questo fine settimana. Grazie della tua disponibilità, naturalmente a presto. Grazie per a commentare ancora i tuoi risultati. Grazie Mario. Come no, grazie, arrivederci. E adesso linea alla regia. Torniamo dunque in studio, in diretta con Motor Day, e ringraziamo intanto l'abile regia di Giuseppe Piccirilli con Billy alla console, e la produzione di Mario Sarati. Ricordiamo che Motor Day è una produzione Radio Day in collaborazione con FR Sport. E abbiamo parlato poco fa del rally delle Marche con uno dei ciociari protagonisti di questa manifestazione, ovvero Mario Mattonen, e adesso lo facciamo con un altro un team laziale, un team locale che si cimenta ormai da anni ai massimi vertici dell'automobilismo, non solo rallistico. Parliamo della DGR Sport, e abbiamo con noi Liberato Mongillo, famosissimo pilota soprattutto, ma ora direttore della logistica di questa struttura di Cassino. Liberato, buonasera. Buonasera a tutti, un saluto caro. Grazie Liberato della tua disponibilità, intanto del tuo tempo. Siete pronti per questo rally delle Marche con la DGR? Ora presentaci un pochettino questo team. Il nostro pilota di punta in questo rally è sicuramente Petrocco, Lucio Petrocco, ricordiamo un abruzzese di Taro Giudì che corre con i della DGR. Allora, cosa vuol dire DGR praticamente nell'ambiente del motorismo nazionale e internazionale? Beh, DGR praticamente nasce dalla passione e professionalità di Rita Di Giorgio e Carlo Pirolli. Loro sono praticamente un punto di riferimento da anni, non solo per come dire, per la città di Cassino, ma per tutto il Frusinate, per tanti servizi che offrono nel mondo dell'automobile, che spaziano dalla officina meccanica alle revisioni, al soccorso stradale e d'autonoleggio. Poi c'è la DGR Sport Academy, che sostanzialmente rappresenta l'ala sportiva ed è impegnata nel settore rally. Si occupano praticamente di preparazione, gestione di vetture da competizione e servizi connessi, quali noleggio, assistenza tecnica in campo gara, preparazione di test specifici e tanti altri servizi ancora nel mondo delle gare. Siete impegnati, piccola squadra, però da quello che so, insomma, le vostre partecipazioni sono anche di prestigio, no? Su competizioni nazionali e internazionali. Sì,
è da tanti anni che siamo tutti quanti in questo ambiente, quindi quello che ci unisce oltre alla grande amicizia è la passione, senza la quale non la metti in moto, diciamo, né una squadra né tantomeno questo sport. E praticamente a Emiliano Staccone è affidata tutta la parte tecnica e meccanica, ed è lui che si prende cura delle macchine da competizione. Poi abbiamo, abbiamo l'onore di avere Walter Simonelli, un ingegnere elettronico che è cresciuto sotto l'ala mondiale della Top Run ed è attualmente impegnato anche in altre squadre importanti quali la Step 5, che sono neocampioni italiani con piloti del calibro di Campedelli e signor recentemente vincitore del rally di Pico Cassino, che è stata la finale di Coppa Italia nazionale. Certo, certo. Ecco, io ti interrompo un attimo, Liberato, proprio perché voglio sottolineare quello che tu hai appena detto, perché spesso magari trascuriamo questi aspetti, no? Che ci sono delle professionalità locali che sanno farsi spazio a livello nazionale e internazionale e danno dei risultati che magari passano sotto traccia solamente perché magari sono dei team o dei semplici tra virgolette tecnici, ingegneri o quant'altro, però ci sono, stanno lì e sono frutto della professionalità laziale, della professionalità sociale. Questo è importante, anche se tu a livello di origine chiaramente non sei di queste parti, però di fatto poi hai abbracciato un po' la passione del motorismo centro-meridionale, no? Sì, certamente. Il rally è una è uno sport di equipe e di squadra, dove ecco al vertice sotto l'ombra dei riflettori c'è naturalmente c'è l'equipaggio, però dietro lavorano tante persone, ognuno con delle professionalità distinte, che lavorano un po' in sordina, ma che senza di loro insomma non si ottiene nessun risultato, non si mettono neanche in moto le macchine, ecco. Quindi tante professionalità distinte, però sottolineo tanta passione soprattutto che ci si mette. Beh, è importante. Passiamo un attimo a parlare di questo Rally delle Marche in chiusura. Quali sono le vostre ambizioni? Ecco, puntate ad un risultato importante. Certo, ci sono i piloti, gli equipaggi, i team che stanno lottando per il titolo tricolore. Il vostro sogno magari è di inserirvi lì tra i primi 10, i primi 5 di questa gara. Ecco, quali sono le vostre ambizioni per questo appuntamento? Beh, l'ambizione è certamente quella di ben figurare a prescindere, però come aspettativa concreta si spera di essere tra i primi 10, perché è nelle potenzialità prima di tutto del pilota, che è un espertissimo forte pilota abruzzese di Civitaguana, e soprattutto nelle potenzialità della squadra. E, naturalmente le gare hanno ognuna una storia a sé. Il Rally dell'Adriatico ha come particolarità strade prove speciali molto veloci, benché con fondo molto compatto, però sono molto veloci, e si spera anche in condizioni meteo clementi, perché naturalmente tutto si complica con fango, con pioggia e quant'altro, però siamo ben motivati, anche perché ed anche una gara di preparazione per i prossimi impegni che vedranno la squadra impegnata già a gennaio del 2023 in una gara in Lapponia, alla quale abbiamo già partecipato qualche anno fa, e sempre con Lucio Petrocco, che è un profondo conoscitore di quella gara lì, una gara difficilissima, che si corre su neve e ghiaccio e nella città di Rovaniemi, più comunemente nota come il paese di Babbo Certo, Natale. Ma quindi, se non erro, dovrebbe essere l'Arctic Rally, io mi sbaglio? L'Arctic Lapland Rally, che l'anno scorso è stata anche un appuntamento del campionato mondiale, per esatto, effetto di alcune defezioni dovute al Covid, ecco, quindi una gara molto particolare, unica nel suo genere, direi. E per questo mi riferivo ai vostri impegni internazionali. Naturalmente ti strappo la promessa, e ce la facciamo reciprocamente, di seguirvi anche in questa trasferta mondiale, internazionale, perché è sicuramente una cosa molto interessante seguire un team locale con un pilota che comunque ha
abruzzese, un pilota validissimo, un grande appassionato, un gentleman driver veramente di quelli che sono testimonianza di come poi il mondo dei rally è fatto di persone appassionate a modo, no? E quindi sì, c'era certo. La nostra volontà di seguirvi, anche perché è un'avventura sicuramente molto molto interessante quella dell'Arctic Rally a gennaio. Un'ultima cosa, Liberato, noi ti conosciamo anche, soprattutto diremo, come validissimo navigatore. Hai fatto la storia dei rally locali al fianco di Fabio Gianfico, se non ero la tua prima vittoria assoluta, non vorrei sbagliarmi, ormai è datata 20 anni, 2002, sì, rally di Pico, se non... un'edizione del Rally di Pico, del Rally di Pico, sì. Vinta da, appunto, da Fabio Gianfico con Liberato, sì. Mongillo al, sì, sediolo accanto. Lo scorso, sì, anno, sì, mi sembra hai avuto un'altra affermazione nel Rally del Matese, quest'anno del Matese, ancora, sì, ancora fermo, ecco, ormai sei passato di ruolo, hai deciso di appendere il casco a chiodo oppure ti rivedremo di nuovo in un abitacolo? No, il casco a chiodo non è ancora arrivato il momento, anche perché chi coltiva questa passione non smette mai di indossarlo, il casco. E contiamo da qui a fine anno, per gli eventi che ci saranno, di ritornare in macchina insieme a Fabio Gianfico, perché ormai l'equipaggio siamo noi, quando ci mettiamo in macchina siamo sempre noi. Siete due corpi e un'anima praticamente. Sì, sì. Perfetto. Ecco, sì, e allora, sì, allora noi vi riaspettiamo dietro un volante, accanto a questo volante, accanto a Fabio Gianfico, naturalmente Liberato Mongillo. Intanto naturalmente ti facciamo, a te e a tutta la struttura della DRG, un grande in bocca al lupo per questo rally delle Marche, per questo importante appuntamento nazionale, sì, e per, sì, tutti i vostri progetti anche internazionali. Grazie Liberato, mio un forte lupo, abbraccio, grazie, ed a presto. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo ascoltato Liberato Mongillo, navigatore, ma oggi soprattutto uno delle persone che stanno mandando avanti questo progetto del team Ciociaro. Linea alla regia. Di nuovo per parlare di motori, di competizioni, e passiamo dai rally al kart. Questo fine settimana sulla pista di Lonato, una delle più importanti a livello internazionale per quanto riguarda il karting, c'è un appuntamento internazionale con il WSK, quindi una delle serie più seguite in assoluto a livello mondiale, dove c'è il fiorfiore dei piloti sui kart delle varie categorie. E tra questi protagonisti ce n'è uno che viene dalle nostre parti, un pilota, un baby pilota laziale. Si tratta di Giuseppe Caramadre, portacolori del team di Danilo Rossi. Quando nominiamo Danilo Rossi anche nel kart, naturalmente c'è una emozione che ci assale, perché parliamo di un pilota che ha fatto la storia del kartismo da pilota ed ora anche da costruttore, da manager. La DR, portacolori di questa marca, di questo team, è nella classe 60 in questo WSK, abbiamo detto, Giuseppe Caramadre. Noi siamo in collegamento con mamma Antonella Pulcini, e insieme a lei dovrebbe esserci naturalmente anche il piccolo Giuseppe, 10 anni, ma 10 anni di grinta e voglia di emergere nel difficile mondo cartistico. Antonella, buonasera.
Buonasera. Buonasera. Allora, intanto grazie della vostra disponibilità. Noi sempre con estrema simpatia cerchiamo di dare spazio e valorizzare coloro che si cimentano a livelli naturalmente importanti nel mondo delle competizioni, e voi quest'anno non vi siete risparmiati perché naturalmente siete impegnati in questa serie importante. Avete già disputato, Antonella, mi rivolgo a te per prima, una delle gare del campionato italiano, e adesso sempre con il team DR state disputando il campionato WSK, che è un campionato diverso ma ancora più importante, perché poi ci sono piloti che vengono un po' da tutto il mondo in questa categoria. A Lonato questo fine settimana ci sono ben 300 piloti provenienti da ogni parte del mondo, sostanzialmente, vero? Sì, è vero, sì. Ci sono piloti di tutto il mondo e tutti molto bravi, e quindi bellissima esperienza, bello veramente. Allora, Antonella, accanto a te c'è Giuseppe. Naturalmente noi vogliamo anche e soprattutto, se tu ce lo consenti, parlare con il piccolo grande Giuseppe. Allora, Giuseppe, ci senti? Sì. Ecco, intanto complimenti per quello che stai facendo. E ecco, lo dicevamo con mamma Antonella, è una gara importante, ci sono tanti piloti, una gara particolarmente difficile e impegnativa. Ecco, qual è il tuo obiettivo per questa gara di Lonato, Giuseppe? Allora, il mio obiettivo è di fare bene e di riuscire a metterti un po' di persone dietro nella graduatoria della gara. Ascolta, Giuseppe, quanti anni hai? Il mio obiettivo è di fare bene, imparare sempre di più. Ecco, imparare soprattutto, perché naturalmente tu, io lo so, quanti anni hai? 10 anni. E frequenti che classe, Giuseppe? Quinta. Bene, quindi quest'anno ci sono anche i compagni tuoi di classe, le compagne naturalmente che fanno il tifo per te, sanno che tu hai questa passione e corri con i kart, sì. Vero? Sì, sì. E sono tuoi tifosi? Sì. Bene, non potrebbe essere altrimenti. Ascolta, diciamo prima con mamma che è stata una stagione anche importante, no? Campionato regionale, campionato, prove del campionato italiano, ecco. Sei contento di quello che hai fatto quest'anno, in questo 2022, Giuseppe? Sì, sono molto contento, e quest'anno ho imparato molto. Ecco, hai imparato molto anche perché tu corri con un team prestigioso, quello di Danilo Rossi. Sai chi è di Danilo Rossi? Sì, sì, lo so. Danilo è stato un grande, lo è tuttora, quindi lo ringrazio per quello che fa per me. Ecco, corri in una struttura molto professionale con un pilota 5 volte campione del mondo, ma al di là di questo, che fa parte un po' della sua storia passata, nel presente ha una delle strutture più importanti a livello internazionale per quanto riguarda il kart, e quindi sicuramente per te è un'ottima occasione per poter crescere, che è questo il tuo primo obiettivo. Ecco, quindi anche un'emozione correre con i colori di Danilo. Senti, io so che è importante anche la famiglia quando ci si cimenta in queste competizioni. Tu hai due sorelline, se non sbaglio, vero? Sì. Ecco, una più grande e un'altra più piccola, le vogliamo salutare? Va bene. Un grosso saluto, come si chiamano? Valeria e Emma, quindi un grosso saluto anche a Valeria e Emma, che spesso vengono a seguirti, ma naturalmente non sempre. E poi naturalmente c'è anche il sacrificio di papà Paolo e di mamma Antonella, che un po' oggi li prendiamo un po' come simbolo di tutti i genitori, di tutti i piloti che si cimentano nel mondo del karting. Tu hai un soprannome, Buffetto, come mai? Da che cosa deriva questo soprannome? Ormai ti chiamano tutti così nell'ambiente del karting. Allora, praticamente mia sorella Valeria, da quando ero piccolo, mi ha iniziato a chiamare Buffy, e poi l'abbiamo trasformato in Buffetto, è rimasto così. Perfetto, e quindi per noi rimarrai così, e naturalmente per Giuseppe, cara madre, Buffetto sarà uno pseudonimo con il quale lo riconosceremo sui campi di gara. Bene, Giuseppe, io ti ringrazio intanto di questa tua partecipazione, e volevo ecco, intanto ecco, dedicare farti una domanda ancora prima di congedarmi da te.
Stai vivendo chiaramente un momento importante anche della tua crescita, no? Con tanti sacrifici fatti dai genitori e da chi ti è vicino. Ecco, a chi dedichi questo momento, questa attività che stai facendo anche con tanti sacrifici? Allora, questo alla mia famiglia e soprattutto ai miei sponsor. Benissimo. Quindi da buon pilota professionale e quasi professionistico, naturalmente anche un pensiero va ai genitori, alle sorelle, ma anche agli sponsor che poi ti aiutano in questa tua avventura sportiva. Bene, grazie Giuseppe, se ci ripassi mamma Antonella che è lì vicino a te, così salutiamo anche lei. Ecco, già, Antonella, allora siamo in chiusura, è stato veramente un piacere parlare con voi, ricordiamo impegnati questo fine settimana a Lonato nel VSK Promotion, una gara internazionale, 300 piloti distinti naturalmente nelle varie categorie provenienti da tutto il mondo, Giuseppe è impegnato nella 60 categoria propedeutica, naturalmente una delle, la prima categoria in assoluto per quanto riguarda il karting a soli 10 anni. Antonella, questo è chiaramente, lo dicevo prima con Giuseppe, è sicuramente una bella soddisfazione girare l'Italia e il mondo accanto al proprio figliolo, però è anche frutto del sacrificio di tutta la famiglia un po', no? Perché spesso ci si divide, no? Sì, perché comunque, ecco, come diceva anche Giuseppe, abbiamo anche altre due sorelline, quindi a volte le lasciamo o vengo io, viene mio marito, quindi un po' di sacrifici, sì. Ecco, noi intanto ti vediamo nella nostra radio video che abbiamo su Facebook accanto a Giuseppe, e non posso non farti questa domanda. Ecco, come vive il cuore di mamma accanto a un pilota, insomma, no? In fin dei conti sì, sono kart da 60, ma poi sprecciano a 100 e passa chilometri orari, insomma. Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni? Fino a che punto prevale la tifosa e poi la mamma fin dove arriva, insomma? Allora, è emozionante, ma dentro di me c'è anche tanta tanta paura, però poi quando scende in pista sono felice di vederlo correre, quindi è una bella cosa, però ecco, come ho detto, c'è anche tanta paura. Non potrebbe essere altrimenti, naturalmente è sempre uno sport motoristico. Naturalmente noi siamo vicini alla vostra passione, siamo vicini a Giuseppe Caramadre, come siamo vicini a tutti i piloti, a tutti i giovani piloti che si cimentano nel karting in questo caso. Ringraziandovi per la vostra disponibilità, facciamo il più grosso in bocca al lupo per questo evento di Lonato. Grazie Antonella. Grazie, okay. Grazie anche a Giuseppe, un grosso saluto e arrivederci presto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Bene, allora ringraziamo anche Antonella Pulcini e Giuseppe Caramadre, un saluto anche a Papà Paolo, con loro abbiamo voluto dare visibilità a una parte di quel mondo kartistico che cerca di emergere a livello nazionale e internazionale, lo stanno facendo con grande impegno, grande dedizione, anche con l'apporto di un team, Ciociaro, non dimentichiamocelo, team di Danilo Rossi, il DR Karting Team, che appoggia non soltanto Caramadre ma tanti piloti anche a livello internazionale. Quindi seguiremo le gesta di questo team, degli altri team naturalmente, dei piloti laziali impegnati nell'ambiente del karting in questa finale VSK Promotion, e daremo anche un riscontro di quelli che sono i loro risultati nel nostro prossimo appuntamento. Noi possiamo a questo punto chiudere la nostra puntata di MotoD. Ringrazio Billy alla console, Giuseppe Piccirilli alla regia, la produzione di Mario Salati, ricordandovi che Motor Day è una produzione Radio Day in collaborazione con FR Sport e che va in onda ogni giovedì, naturalmente, quindi l'appuntamento con Motor Day per quanto ci riguarda è per giovedì prossimo puntuali alle 19:15. Motor Day. Vedi che il rovescio è detto a 5 più 50, tieni giù 50, attacca forti.